Dicono gli esperti, e io condivido quello che dicono gli esperti, che nell'opera di Carlo Marx il termine imperialismo non si trova, non esiste e non c'è nei suoi testi. Però nei suoi testi invece è presente un altro assunto, che il capitale ha in sé la tendenza storica a creare un mercato mondiale, a proiettarsi in una dimensione planetaria, spinto dal meccanismo di accumulazione e di valorizzazione del capitale. Ciò emerge dal capitale, dai suoi scritti, è valido per tutti i paesi. L'imperialismo fin dall'origine sembra essere una tendenza immanente propria dell'accumulazione capitalistica. Questo è un punto di partenza, una definizione di partenza. Evidentemente poi, quando si passa ad analizzare il significato storico reale della parola imperialismo, bisogna passare da questa astrazione al confronto di come questa categoria si incarna nel processo storico reale, e quindi bisognerebbe sempre tener conto del contesto storico politico, delle condizioni geopolitiche degli stati capitalistici e non capitalistici determinati dalla divisione del mondo, dal confronto tra i paesi capitalisti che non so e non capitalisti, e quindi in un mondo che non è fatto di paesi uguali, ma è in un mondo che è fatto di una combinazione tra paesi diseguali e più uguali, secondo quello che è stato chiamato la legge di uno sviluppo, che col capitalismo prende una dimensione planetaria, che è combinato ma anche ineguale, perché mette a confronto paesi con basi produttive, storie, culture, tutto quello che volete, diversi tra di loro. Nonché bisogna sempre tener conto che l'imperialismo in qualche modo, oltre a queste declinazioni che vi ho detto, è anche molto soggetto a quello che è lo sviluppo tecnico delle forze produttive, della scienza, dei mezzi di trasporto, dei stessi sistemi informativi. Per tornare un attimo indietro, poi la categoria di imperialismo invece, anche se Marx non poteva dire tutto, ha avuto una sua storia, ha avuto un suo peso nella storia non solo del movimento operaio e del marxismo, ma anche del movimento operaio e del marxismo, notevole, di molto rilievo, e anche qui gli esperti sostengono che è una categoria che nasce all'inizio del Novecento, peraltro ad opera di uno studioso che non è neanche un marxista, ma un inglese, che si chiama Hobson, il quale direi nel 1907-9, primo decennio del Novecento, pubblica appunto un libro dove analizza lo sviluppo del sistema capitalistico definendolo un nuovo imperialismo. Da lì perché la categoria nasce allora, non per via di un'illuminazione che arriva troppo presto o troppo tardi, ma perché è una categoria rappresentativa di un passaggio importante in quella che è la storia economico-sociale del capitalismo, che qui, per farla breve, segna il passaggio da quella che è la fase del capitalismo concorrenziale al capitalismo monopolistico. Ma al di là di questo, perché imperialismo? Perché tra il 1870 e lo scoppio della Prima Guerra Mondiale abbiamo un capitalismo mondiale che in qualche modo, attraverso le potenze imperialiste e capitaliste maggiori dell'epoca, hanno prodotto una vera e propria spartizione completa tra gli stati europei dell'Africa, l'occupazione con la partecipazione del Giappone in misura anche limitata degli Stati Uniti di vasti territori dell'Asia, e la loro subordinazione all'influenza europea di altri paesi come la Cina, l'allora Persia e l'impero ottomano. Questo è il contesto che fa sì che in qualche modo venga alla luce questa categoria di imperialismo o di imperialismi, perché evidentemente andrebbe spesso declinata, noi siamo abituati a usarla al singolare, però se usata al singolare dà un senso di un unico grande imperialismo, invece noi dovremmo sempre declinarla al plurale, perché l'imperialismo è fatto di imperialismi e di stati imperialisti spesso in lotta, in concorrenza tra di loro,
per ragioni anche di carattere economico-sociale e di conquista dei mercati. Dentro questo ragionamento ci stanno benissimo la prima e la seconda guerra mondiale, perlomeno come una delle cause o concause dello scoppio di questi due grandi conflitti. Io lo segnalerei, non dico che è l'unico, perché oggi sempre di più e sempre di meno questo aspetto non viene detto, perché oramai sempre di più nelle guerre vengono tirate fuori altre variabili, tutte vere, tutte possibili: il nazionalismo, il patriottismo, l'irrazionalismo, ma tutte vere. Però non a caso, evidentemente, dati i tempi in cui viviamo, qualcuno onestamente poi tra le righe lo dice, perché è inevitabile, ma il tema della concorrenza interimperialista tra gli stati europei è una delle variabili certamente che determinano lo scoppio di queste due guerre. Su questo aspetto c'è un lungo dibattito storiografico, per cui non mi soffermerei. Con degli aspetti, ve lo dico perché è un aneddoto, ma con degli aspetti che assumono i toni di una farsa pirandelliana, per cui noi abbiamo delle interpretazioni dove tutti i fattori sono sullo stesso piano delle guerre, con quelle che oggi chiamano le mappe concettuali, che è una grande scoperta didattica. Proprio abbiamo queste enormi mappe concettuali, per cui poi le guerre cosa sono? Nell'elenco delle divisioni, chi ha la divisa di un colore, chi ha la divisa di un altro colore, chi usava un certo cappello, chi ne usava un altro, è tutto sullo stesso piano. Spesso e sovente queste grandi costruzioni non hanno la capacità di rispondere ad una domanda essenziale, che è quella di dire perché scoppiano le guerre. Non lo dicono, fanno solo vedere gli schieramenti, ma questa è una parentesi. Torniamo ai ragionamenti di prima. Prima e seconda guerra mondiale, in particolare anche alla seconda guerra mondiale, che forse ancora più della prima, il tema della concorrenza interimperialista è mascherato, nascosto, non detto, all'interno di quello che invece viene detto come, e giustamente, una guerra di contrapposizione ideologica, civile, ideologica, di tutte le specie possibili, una guerra di sterminio, una guerra che ha provocato milioni di morti, eccetera. Ma questo aspetto è spesso dimenticato, mentre invece come aspetto è evidente, fa parte della storia del mondo e dell'Europa, fa parte anche di quel rapporto tra l'imperialismo inglese, britannico, francese, olandese, sviluppato, vecchio, storico, pesante, e i nuovi imperialismi dell'Europa che per ragioni storiche arrivano all'appetito della valorizzazione in ritardo, in particolar modo la Germania, ma anche l'Italia, il fascismo, eccetera. Su questo, ad esempio, inviterei tutti ad andarsi a rileggere il riassunto dell'accordo tripartito che univa nel 1940 l'Italia, il Giappone e la Germania, in quello che era l'asse Roma-Berlino-Tokyo, detto anche accordo tripartito e richiamato nella propaganda italiana con il nome di Roberto, Roma, Berlino, Tokyo. Bene, l'accordo tripartito è un accordo tra paesi imperialisti, di un imperialismo nascente che vuole conquistarsi il suo spazio, uno spazio occupato, il pianeta è limitato, è quello che è. Bene, ma questo accordo è chiarissimo, è esplicito, è evidente: alla Germania l'Europa centrale, occidentale e orientale, all'Italia il bacino del Mediterraneo, costa africana, paesi balcanici, Jugoslavia, eccetera, al Giappone l'Oriente. Chiarissimo, è quello. Si fa la guerra per questi, questi sono gli obiettivi, non per certo per conquistare, ma la ragione è un contrasto di mercato violentissimo, per togliere mercati ad altri paesi che occupano questi mercati. Quest'anno è anche il 70° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale, magari una riflessione sulle caratteristiche di questo conflitto, che è molto, di cui si discute spesso e di cui si sentono dire tante cose, tutte legittime e molte cose giuste, però meriterebbe anche questo un'attenzione.
meriterebbe un'attenzione. Quindi, detto questo, e quindi la categoria di imperialismi va declinata e racchiusa in un contesto di storia del mondo, non solo in un'astrazione teorica analitica, veniamo di nuovo a come il marxismo all'inizio del Novecento, anche lui in qualche modo affronta questo tema. Vi ricordo che il tema dell'imperialismo fu al centro di un dibattito ad altissimo livello all'interno di quella che era la Seconda Internazionale, con una produzione di analisi molto forte, molto pronunciata, che difficilmente è paragonabile in periodi successivi della storia del movimento operaio. Bene, all'interno di questa teorizzazione e di questa definizione che muovono tutti da un elemento comune di analisi, anche se poi le soluzioni, le interpretazioni e i risultati delle analisi possono essere diversi, da un lato, però il punto in comune è che l'imperialismo è un elemento di sviluppo del capitalismo e quindi riconoscono è un riconoscimento, un'esasperazione delle contraddizioni del capitalismo dovute sostanzialmente a due fattori. Una è la caduta tendenziale del saggio di profitto e quindi con relativa difficoltà a realizzare profitto e plusvalore nei paesi occidentali avanzati, e l'altra è la teoria del sottoconsumo. Io la metto in questo modo per tagliare corto di un dibattito, perché sono i due grandi elementi di due grandi teorici dell'analisi dell'imperialismo, che sono sottoconsumo, in particolare Rosa Luxemburg, e invece accentuare di più il peso sulla caduta del saggio del profitto come elemento scatenante del colonialismo e della spartizione del mondo e dei mercati è di più l'analisi che fa Lenin nell'imperialismo, fase suprema del capitalismo. Non parlo degli altri per evitare di mettere troppa carne al fuoco e per proseguire poi solo lungo questa strada. In tutti è evidente che ciò che sta accadendo in quel mondo tra fine 800 e inizio 900, i grandi fenomeni di colonizzazione del mondo, sono un prodotto del sistema di accumulazione capitalistico che in qualche modo rompe le barriere nazionali, mercantili, nazionali, alla ricerca di nuovi mercati. Sul perché ha bisogno di nuovi mercati ci possiamo, volendo, trovare la differenza tra l'analisi della Luxemburg della teoria del sottoconsumo e invece di Lenin della teoria della caduta tendenziale del saggio del profitto. Io metto le cose in modo netto di differenza perché si capisca, poi evidentemente punti di aggancio ci sono, ma in questo segnerei la differenza, perché poi mi soffermerei poi di più sull'analisi che fa Lenin dell'imperialismo, fase suprema del capitalismo, che per alcuni versi è stata quella poi alla fine più ripresa e che per alcuni aspetti si è dimostrata forse almeno in quegli anni e negli anni successivi e per alcuni ancora oggi quella più usabile, quella che in qualche modo ha colto di più le tendenze poi dello sviluppo del capitalismo imperialista nel mondo nel Novecento, che non viene detto, io mi accodo a ciò che ho letto e a quello che sento dire, mentre invece la teoria della Rosa Luxemburg contiene alcuni fatti che sembrerebbero averla smentita nei fatti. Quindi andrei avanti dicendo che veniamo alle teorie marxiste, quindi visto che abbiamo parlato tanto della teoria del sottoconsumo di Rosa Luxemburg, la declinazione di Rosa Luxemburg è questa. Rosa Luxemburg affronta il tema dell'imperialismo come esigenza del capitalismo occidentale in quanto, secondo la sua analisi, nei paesi occidentali, per valorizzare il capitale ci sarebbe una tendenza a mantenere basso il potere d'acquisto e i salari degli operai, e quindi sarebbe indispensabile che la produzione del mercato trovi nuovi mercati fuori dal paese stesso, e di qui l'esistenza di un compratore esterno al sistema capitalistico. I mercati interni non basterebbero più, diventano quindi indispensabili mercati esterni di sbocco della produzione, che vengono acquisiti con le conquiste delle colonie.
coevo più o meno al testo famoso della Rosa Luxemburg è invece quello di Lenin e della fase suprema dal titolo del capitalismo, il quale sembra volge di più lo sguardo non tanto al sottoconsumo, ma alla caduta tendenziale del tasso di profitto. Caduta tendenziale del tasso di profitto alla quale si contrappone la svolta del passaggio da un capitalismo concorrenziale a un capitalismo di tipo monopolistico, costretto a sfruttare un mercato mondiale, generando conflitti tra paesi capitalisti, interimperialisti, che devono fare altrettanto, ogni paese quindi, per vincere e mantenere il livello della concorrenza imposto da singoli paesi, è costretto ad adibire a una politica coloniale, di conquista coloniale. Tutto questo sarebbe dovuto alla caduta del saggio del profitto, all'aumento della concorrenza interna al capitale e anche ad un logoramento della costruzione del capitalismo in prospettiva, dove il capitale costante tende comunque a conquistare sempre più spazio rispetto al capitale variabile. Il capitale costante sono i macchinari, le macchine, gli strumenti tecnici, le fabbriche, tutto ciò che è la tecnica, tutto ciò che è materiale, mentre il capitale variabile è quella parte che viene destinata a pagare la forza lavoro, ma è proprio solo dal capitale variabile che nasce il plusvalore. Quindi questa tendenza alla meccanizzazione, all'automazione, tutto quello che potete mettere fa aumentare la produzione, ma parallelamente sostituisce il lavoro umano e quindi paradossalmente, ma realmente, il tasso di plusvalore tende a diminuire, perché il resto è tutto capitale morto, non è più lavoro produttivo, eccetera, eccetera. Non addentriamoci però in questi problemi, abbiamo un po' di fede, accettiamoli. Il capitalismo quindi da concorrenziale si fa monopolista, pochi gruppi controllano grandi imprese. Il capitale monopolistico finanziario non limita più la sua attività entro i confini di uno Stato, ma cerca di assicurarsi il controllo delle materie prime e dei mercati su scala mondiale attraverso la politica coloniale di dominio e di conquista. Questa è la prima fase dell'imperialismo, il colonialismo, che vuol dire che gli stati imperialisti, cosiddetti, occupano e controllano, pensate all'Inghilterra, occupano militarmente, creando poi dei governi soggetti a loro. L'occupazione territoriale di un territorio, del mercato e delle sue risorse in modo diverso. Teniamo presente questo perché poi distingueremo il colonialismo dal neocolonialismo. Una precisazione però va fatta, perché evidentemente al giorno d'oggi, quando uno tira fuori Lenin che parla della fase del superimperialismo, fase finale del capitalismo, eccetera, evidentemente chi conosce appena il titolo o chi non conosce affatto il titolo, sentendo dire questo, esprime subito un giudizio. Noi sapete che oggi noi viviamo in un mondo dove esiste la dittatura delle opinioni e dove tutti abbiamo qualcosa da dire su tutto e siamo sempre definitivi. Quindi già solo il fatto di leggere che quella è la fase suprema del capitalismo fa scattare un meccanismo dicendo questo libro è da buttare via, perché non è vero che era la fase suprema, ha scritto questo libro nel 16 e invece poi il capitalismo c'è ancora oggi, l'imperialismo c'è ancora oggi, quindi è sbagliato tutto e buttiamolo via. Allora, adesso Lenin non era così sciocco, quelli che hanno affrontato dal punto di vista filologico l'origine di questo titolo hanno segnalato come ad esempio Lenin quando ha in mano il libro e propone il libro in tipografia, quindi propone anche i titoli, bene, ci sono le lettere, le testimonianze dove lui dice certo l'imperialismo fase suprema, ma poi apre una parentesi e dice contemporanea del capitalismo, oppure altra variante, fase suprema, parentesi, attuale nel suo stadio contemporaneo, quindi già fin dal titolo lui presentava una cosa che non era ultimatista, definitiva, una scommessa dove si vince o si perde tutto. Evidentemente
In lui c'è un ragionamento di questo tipo. Il capitalismo tende ad una divisione coloniale del mondo. Quando lui scrive questo libro, peraltro, già in un punto segnala che in qualche modo il colonialismo ha raggiunto il suo culmine, perché oramai il mondo è spartito. Non esistono più zone da colonizzare. Il grande elemento propulsivo della colonizzazione sta finendo, il periodo si sta chiudendo, il pianeta è limitato nelle sue dimensioni, quindi siamo già a una fase finale di questo passaggio. E quando lui scrive questo libro si lancia anche in polemica con Skausky, eccetera, verso che cosa? Certo, lui dice grandi monopoli, imperialismi. A Lenin interessa soprattutto un elemento caldo, immediato, che è quello di spiegare perché è scoppiata la Prima Guerra Mondiale. Il libro lo scrive nel 1916, non è un caso, lo scrive mentre è in corso una guerra ferocissima, e lui con questo libro dà una ragione di fondo economica, sociale, della ragione di questo conflitto come conflitto interimperialista. Va bene, una delle ragioni è questa. Quindi a lui interessa questo, nonché però poi ci sono delle varianti in cui lui sviluppa il tema, ma la tendenza del capitalismo qual è? Di costruire monopoli sempre più grandi? Kautsky a un certo punto direva: arriveremo ad un unico grande trust e monopolio mondiale che governerà il mondo intero. Ecco, su questo la posizione di Lenin è una posizione più meno formale, perché dice certo la tendenza del capitalismo è il monopolio, il dominio mondiale dei mercati, questo però genera, non è un'evoluzione serena, intanto genera conflitti, intanto genera scontri per la conquista dei mercati, intanto genera guerra e intanto in tutto questo genera la rivoluzione. Quindi il percorso storico è sempre definito da processi storici. Lui vede anche questo, vede anche questa prospettiva davanti, quindi è una tendenza che crea contraddizioni e che crea contrapposizioni e che quindi non è scontata nella sua evoluzione, dipende dall'incrocio di varie variabili, di vari fattori. Per farla breve, oggi quando le persone prendono in mano il discorso di Lenin sull'imperialismo, onestamente riassumono in 5 punti qual è la caratteristica della definizione che lui ne dà, e quindi i 5 punti sono questi: concentrazione della produzione del capitale nei monopoli, cartelli e trust a secondo di come i libri li vogliono chiamare, monopoli; 2, fusione del capitale bancario e di quello industriale, e creazione del capitale finanziario e di, assieme e contemporaneamente, una oligarchia finanziaria; 3, esportazione di capitali e non più o solo di merci come inizialmente avveniva, e quindi segnala questa differenza, esportazione di capitali come tendenza nuova, non solo depredare le colonie, non solo portare via, ma anche oppure esportare nelle colonie le merci prodotte come mercato di consumo, ma anche esportare i capitali. Dico questo per fare di Lenin un preveggente, perché questo è uno degli aspetti del cosiddetto capitalismo globalizzato, mondializzato di oggi. Quarto elemento, la formazione di unioni monopolistiche internazionali che si spartiscono il mondo. Lui parla di unioni monopolistiche internazionali nel 1916. Nel 1916 le unioni monopolistiche internazionali che si spartivano il mondo coincidevano ancora, se potessimo sovrapporre la cartina dei monopoli con la cartina degli stati dell'epoca, vedremmo che quasi, non del tutto, ma la cartina dei monopoli coincide con la cartina degli stati, nel senso che è un capitale monopolistico che vuole governare, che si dà alla conquista di un mercato mondiale, ma poggia molto in questa conquista sull'esistenza degli stati nazionali
capitalisti e imperialisti. Non so se è chiaro, cioè, c'è un'unione stretta ancora tra ciò che è l'imperialismo britannico, i monopoli che nascono attorno all'imperialismo britannico, poi quello tedesco, tutti quelli che esistono all'epoca, ma c'è ancora una sovrapposizione che coincide. Il quinto punto, e lo diceva già, è la fine della spartizione coloniale del mondo fra le maggiori potenze. L'altro aspetto è questo. Vedete che su questi cinque punti il dibattito all'interno del marxismo stesso, ma anche di studiosi di impostazione storica, economica, onesta, quasi tutti partono da questi cinque punti. Alcuni per confutarne la loro validità, altri per dirne alcuni sono validi, altri non sono validi, ma riconoscono in questi cinque punti elementi ancora caratterizzanti anche per comprendere il mondo di oggi, certo con i dovuti aggiustamenti. Il mondo è cambiato, ma guardate, qualcuno si diverte a dire: Lenin scrive l'imperialismo, non è che scrive di fantasia, usa dati, cioè il libro è un libro non narrativo, creativo, di fantasia, ma è un libro, possiamo dire, ostico, di saggistica, dati, cioè le tesi vengono supportate da dati. Quindi qualcuno dice: se provassimo oggi a rimettere i dati che abbiamo adesso nello schema di Lenin, questo confermerebbe ancora? E qualcuno dice di sì, ad esempio dice: sarebbe senz'altro confermato ciò che Lenin diceva con un linguaggio truculento, ma c'era la guerra, e cioè lo jugulamento per opera dei monopoli di chiunque tenti di sottrarsi al monopolio, alla sua oppressione e al suo arbitrio. Jugulamento, quindi siamo nel 16. E anche, seconda cosa che dicono, il rapporto di padronanza e la violenza ad essa collegata nello suo sviluppo, così come ancora dicono il tema oggi attualissimo della compenetrazione di capitale bancario industriale, la formazione di grandi oligarchie finanziarie, le cosiddette società per azioni anche, la contaminazione della politica con gli altri settori ad opera del capitale monopolistico, quindi la compenetrazione tra politica, Stato, mercato, capitale, monopoli, eccetera. L'esportazione di capitali, il debito, la corsa alle materie prime, le rivalità tra i monopoli, l'aumento dei flussi migratori. Qualcuno dice, Lenin in questo libro poi evidentemente è un personaggio vivace, quindi non ha peli sulla lingua, la polemica è immediata anche contro gli apologeti del capitalismo di allora, no? E quindi dice tutto bene, anche oggi questa apologia c'è ancora, l'apologia della nuova globalizzazione fatta dai saggisti borghesi, e quindi anche qui si adatterebbe bene. Inoltre dice bisognerebbe aggiungere dati che Lenin all'epoca non aveva ancora tra le mani, o che comunque non erano ancora forse così rilevanti come lo sono per noi oggi, che lui non considera. Ad esempio, e fanno degli elenchi, il debito mondiale è controllato dagli istituti monetari internazionali, andrebbe aggiunto, la minaccia nucleare e i danni ecologici, di cui la minaccia nucleare per forza di cose non possiamo attribuire, e non poteva saperlo. I danni ecologici Lenin non ne parla, forse avrebbe già potuto vederlo all'epoca. Vi segnalo solo che qui Lenin non ne parla, ma nel dibattito durante la rivoluzione russa c'era una rivista che usciva, Gigi lo saprà, l'abbiamo anche cercato, nel 1920, una rivista di ecologia che veniva pubblicata in Russia. Quindi Lenin però qui non prende in esame l'aspetto del contrasto tra economia capitalistica, ecologia e sistema mondo, che è una contraddizione invece oggi che va considerata e che tutti considerano. Nonché la Lenin in questo, noi oggi siamo di fronte a un processo molto più avanzato, perché qualcuno dice, tenete conto che noi oggi abbiamo una mercificazione generalizzata che include la vendita degli organi da trapianti e la prostituzione, cosa che all'epoca non aveva ancora queste dimensioni. Oggi abbiamo una vera e propria criminalizzazione dell'economia mondiale, a partire dal narcotraffico,
In cima al commercio mondiale per i profitti ricavati, reti economiche che garantiscono la corruzione del sistema col riciclaggio dei proventi sporchi, per cui il denaro sporco non è più distinguibile da quello pulito e la corruzione penetra negli ingranaggi pervadendo la politica, favorendone la crisi. Lenin applicò lo schema nel contesto dell'epoca. Si chiedono, oggi cos'è cambiato sul piano economico, politico e geopolitico del mondo? Sì, allora, il mondo era cambiato nei suoi aspetti geopolitici, erano accadute delle cose. La fine della Seconda Guerra Mondiale ci presenta un mondo geopolitico completamente diverso. Segnaliamo frettolosamente la nascita dei paesi dell'Est, delle democrazie popolari, il rafforzamento dell'Unione Sovietica, poi della Cina, tutti i paesi che al di là del giudizio, dell'analisi, eccetera, della natura sociale, cos'erano e cosa non erano, che però per il capitalismo presentano tutti una difficoltà più o meno rilevante, la difficoltà a penetrare in quei mercati, di penetrare in quei mercati liberamente. Liberamente. Quindi questo è il mondo della dopo Seconda Guerra Mondiale è anche il mondo in cui, per farla breve, qualcuno parla dell'emergere nei paesi occidentali filoatlantici del decadimento di grandi potenze imperialiste quali erano state la Gran Bretagna e di seguito la Francia, l'Olanda, il Belgio, eccetera. L'impero coloniale inglese non sopravvive senz'altro alla Seconda Guerra Mondiale. E dell'emergere di una nuova grande superpotenza che qualcuno definisce superimperialismo americano e quindi la nascita di un nuovo imperialismo potentissimo, pensate solo al piano Marshall e alla capacità che ha l'imperialismo americano in qualche modo di compenetrare con i suoi capitali, investimenti eccetera il mercato occidentale dei paesi occidentali, anche piano Marshall certo anche per compiacere i monopoli americani, ma anche per ragioni di scelta politica, di contenimento di quello che poteva essere il comunismo dell'epoca. L'altra grande variante invece dopo la Seconda Guerra Mondiale è la fine di quello che veniva chiamato il colonialismo, cioè il dominio diretto, e la nascita dei paesi neocoloniali, dove in qualche modo il dominio non è più diretto ma è indiretto attraverso regimi o stati in qualche modo soggetti all'influenza dei paesi e dei capitali monopolisti e dei paesi imperialisti. Ma segnalerei di più un altro aspetto che si verifica all'epoca, perché questo ci costringe a un cambiamento un po' di orizzonte. Negli anni 60 e 70 abbiamo certo un terzo mondo sfruttato dal mondo occidentale, ma negli anni 60 e 70 le teorie terzomondiste, giuste per alcuni versi, non vedono però una cosa, cioè vedono solo un aspetto, lo sfruttamento, la miseria e la depredazione del terzo mondo da parte di quelli che viene, da quello che viene chiamato il neocapitalismo. Non vedono che invece a volte l'intervento monopolistico dei paesi capitalisti in questi paesi coloniali, in alcuni casi, favoriscono uno sviluppo. Questo sarà del tutto evidente, soprattutto negli anni, fine anni 70, inizio anni 80, quando nascono quel fenomeno di paesi che appartenevano alla zona del terzo mondo o cosiddetti arretrati, i quali non sono più arretrati, non sono avanzati come i paesi occidentali, ma vengono chiamati paesi emergenti. Ad esempio il Messico, l'Argentina, il Brasile, la Corea del Sud, l'India. Qualcuno segna anche l'Algeria, io non conosco le situazioni, però c'è una differenziazione, quindi non solo impoverimento assoluto, ma anche in qualche modo l'investimento del capitale, la compenetrazione del capitalismo in questi paesi crea in qualche modo uno sviluppo e noi oggi di questi paesi che vi ho elencato, toglierei l'Algeria che magari non dice niente, ma il Brasile ce l'abbiamo di fronte come potenza capitalistica, monopolistica, presente sul mercato, fortissima. L'altro grande punto di svolta nell'ambito della storia è il crollo dei paesi dell'Est dell'Unione Sovietica nel 1991. Che sembra aprire per il capitalismo monopolistico, dico sembra, grandi nuovi mercati, in parte questo è vero, c'è mercati nuovi da conquistare, anche se all'interno di questo si tenga conto che non è solo conquista, ma è anche l'emergere di un capitalismo autoctono, monopolistico, statale, pensiamo alla Russia, cioè la Russia, quello che resta dell'Unione Sovietica e della Russia non è diventato, è diventato a modo suo anche un paese
imperialista, capitalista a modo suo, è comunque un paese non arretrato, è un paese che dopo la svolta del 91 può contare su una base industriale economica di un certo livello e di una certa potenza, e quindi è un paese che si mette col suo sistema anche nella concorrenza intercapitalistica. Stessa cosa è il fenomeno della Cina, forse più rilevante ancora. E di altri paesi dell'est, in tono minore, ma anche di altri paesi dell'est. La Cina tra questi. Cambiano quindi quelli che erano un po' considerati nella vulgata i tradizionali rapporti tra nord e sud del mondo. Cambiano. Perché, dicono gli studiosi, i capitali non si spostano più unicamente dal nord sviluppato al sud del mondo, e non semplicemente neanche dal sud al nord del mondo, ma c'è in mezzo una variante che sono i paesi emergenti, e spesso i capitali si spostano dai paesi emergenti, quelli che abbiamo elencato prima, compresa la Cina, a quelli più maturi, oppure dagli stessi paesi emergenti ad altri paesi in via di sviluppo. Abbiamo quindi quello che viene chiamata la mondializzazione dell'economia, che sembra, perché con cautela, capovolgere il modo di funzionamento dell'economia mondiale. E cito alcuni dati, ad esempio, tra il 2000 e il 2013 la produzione manifatturiera mondiale è progredita del 37%. Il suo aumento, quasi per la totalità, è stato realizzato nei paesi emergenti, più 112%, mentre ristagna nei paesi avanzati, 1,5-2%. Altro dato dice in quel periodo, l'incidenza dei paesi del G7 sul PIL mondiale, che era del 56% all'inizio degli anni 80, nel 2010 è del 40%. Indicatori di crescita degli ultimi 15 anni dicono questo, crescita del PIL e del prodotto interno, Cina e India 8-10% negli ultimi 15 anni il tasso di crescita, l'Europa 1-2%, gli Stati Uniti 2-3%. L'imperialismo di cui parlava Lenin oggi appare, rispetto a quello che diceva Lenin, non certo la fase suprema, ma questo l'abbiamo già capito, suprema come finale, ma appare una frase transitoria, di sviluppo, quella in cui le grosse imprese multinazionali, cresciute al tempo di Lenin dentro il bozzolo rassicurante, protettivo di forza militare degli stati nazionali, oggi rompono l'involucro per liberarsi in un mondo di economia mondo, nell'economia del mondo, nel mercato mondiale. Nell'imperialismo attuale, quella che era la competizione fra stati imperialisti diventa sempre più competizione tra capitali multinazionali. Oggi, meno di una volta, che non vuol dire del tutto, radicati in un rapporto diretto con lo Stato nazionale, così come era nella fase di cui abbiamo parlato prima, quando abbiamo parlato delle cartine che si sovrapponevano, e sempre più dal fatto che i monopoli si muovono sull'arena dell'economia mondo. Certo, dice, non so se avete chiaro, l'esempio che ho fatto prima della cartina. Poi loro dicono, se noi vediamo oggi i gruppi monopolistici, prendiamo la cartina dei gruppi monopolistici più grandi del mondo e la sovrapponiamo agli stati del mondo, vediamo che non c'è più quella sovrapposizione che poteva esserci all'inizio del Novecento o per tutta la prima metà del Novecento. Non c'è più il monopolio. Tende a svincolarsi da quello che era uno dei suoi fondamenti dell'imperialismo degli imperi, britannici, olandesi, americani, eccetera, in un'economia mondo che è molto più libera di una volta, nella quale si può operare senza trascinarsi o il bisogno di uno Stato che protegga le proprie industrie o il bisogno di uno Stato che con la guerra conquista i mercati. Questo è il discorso che fa, è discutibile, se ne può parlare, può essere provocatorio, ma se ne può parlare, ma è quello che emerge. La rivalità e i conflitti sono eliminati, sono finiti? No, dice, persistono.
sono determinati sia dalla logica che permane territoriale, evidentemente i conflitti militari ci sono, sì, sono guerre locali, evidentemente ne abbiamo tantissime guerre locali, però qualcuno dice guardate che nella prima metà del Novecento, nel giro di 30 anni abbiamo conosciuto due guerre mondiali, invece quelle guerre lì, di quel tipo lì, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi non le abbiamo conosciute. Quindi teniamo anche conto di questo, i conflitti ci sono, ma sono conflitti localizzati, mossi da una logica dell'accumulazione capitalistica, ma l'accumulazione capitalistica oggi, dicono soprattutto, si muove in una guerra di concorrenza intercapitalistica sul mercato e le guerre ci sono, ma più che guerre mondiali noi oggi assistiamo a guerre valutarie e commerciali. Altra domanda, ma allora gli Stati Uniti, la NATO, la forza militare di questi paesi è venuta meno con la mondializzazione? Per ora è cambiata la funzione, certo, non è venuta meno, gli Stati Uniti sono la potenza militare più grande del mondo, anche lì però dice attenzione a confondere, a sovrapporre direttamente la potenza militare con la potenza economica nazionale di un paese. Anche per gli Stati Uniti questo discorso non vale più, è come se noi dovessimo vedere due cose, da un lato il monopolio, il capitale che si muove sul mercato mondiale, che non coincide più con il superimperialismo americano. Questo non vuol dire che gli americani siano una grande potenza militare, certo. Spesso dice la guerra, queste guerre locali, a cosa servono? Servono ad aprire i mercati, certamente, ad abbattere le resistenze politiche degli stati canaglia o a proteggere quelli per bene. Ma qualcuno dice sono guerre che si fanno per gli interessi non di un capitalismo, ma di tutto il capitale, di tutti i monopoli, non di quello di una sola nazione. Dunque, l'economia mondiale non è più solo contrapposizione di economie nazionali. Le società multinazionali operano su un mercato mondiale. La carta degli stati e quella dei capitali si disgiungono, non coincidono più. Le grandi imprese hanno come orizzonte il mercato mondiale. La fonte della loro redditività sta nella possibilità di organizzare la produzione su scala mondiale, così da minimizzare i costi. Per gli stati si tratta sempre meno di sostenere le industrie nazionali, e sempre più di attrarre investimenti stranieri. Il capitalismo mondiale ha ancora bisogno degli stati? Qualcuno si chiede. C'è ancora bisogno degli stati? Voi sapete che ci sono delle risposte che dicono che gli stati sono finiti, non hanno più funzione, non servono più. Credo Toni Negri, eccetera, arrivino a volte a questa definizione. Oramai lo Stato nazionale è finito, è scomparso. Invece qui lo Stato nazionale si direbbe che ha assunto un'altra funzione, non è più quella che aveva all'inizio dell'imperialismo tradizionale, ma ha assunto una nuova funzione. Difatti dice, gli Stati non sono più i copiloti, quelli che guidano assieme i progetti industriali col grande capitale. Essi devono oggi contribuire ad instaurare nuove regole capaci di universalizzare la mobilità dei capitali, aprire a tutti i settori agli appetiti del capitale, dall'istruzione alla sanità alle pensioni, smantellare i diritti sociali e governare la popolazione se si ribella. Quindi la funzione dello Stato sta cambiando. Oggi i capi di Stato, scrivono, sono dei maggiordomi del capitale mondializzato. Nell'odierno imperialismo le politiche statali sono spinte a rimuovere i vincoli che gli agglomerati nazionali possono porre all'accumulazione su scala mondiale. I singoli stati devono rinunciare al ruolo di capitalista collettivo nazionale e subordinare le loro politiche al perseguimento dell'interesse del grande capitale multinazionale. Io penso che quando leggevo questo, se penso agli Stati Uniti, all'India, alla Cina, dice ma il discorso non mi torna tanto, se penso all'Europa invece o noi siamo più indietro o siamo già più avanti, ma l'Europa è così, cioè la valenza degli stati nazionali non è scomparsa, ma oggi serve lo Stato nazionale ad applicare le direttive di organismi europei di carattere economico e finanziario. Ciò trasforma i capi di governo in Gauleiter della dittatura del capitale multinazionale. L'esempio dell'Europa anche qui
mi pare che calzi perfettamente, no? La lettera della BCE, dovete fare così, non si può fare diversamente, eccetera, eccetera. Il Gauleiter era il sistema di governo durante la Germania nazista, che erano i responsabili nazisti delle varie regioni della Germania, per cui secondo il principio del Führerprinzip non è che si discuteva, così si faceva e basta. Allora, perché il compito è quello di attuare riforme strutturali necessarie per livellare globalmente il costo del lavoro. Tutto questo ha un aspetto interessante, no? Perché ha un aspetto interessante da questo punto di vista, e cioè nella prima fase dell'imperialismo, della prima metà degli anni 50 e anche fino alla fine dei 30 gloriosi degli anni 70, in qualche modo noi, adesso io la dico forte, la dico pesante, però la classe operaia, i lavoratori dei paesi super imperialisti, degli paesi imperialisti occidentali, eccetera, dalla depredazione del terzo mondo, eccetera, in qualche modo il plus valore, tutto il profitto era da lì preso e portato nei paesi avanzati a capitalismo maturo, e qualche sgocciolamento di questa ricchezza arrivava anche addosso ai lavoratori, no? Arrivava anche addosso, qualcosa cadeva addosso a noi, in qualche modo. Eravamo, vogliamo dire, parole moralistiche, ci piacciono sempre, siamo tutti colpevoli, anche noi eravamo parte di questo meccanismo. Bene, se per questo oggi la coscienza, da questo punto di vista, è pulita ed è serena ed è tranquilla, perché oggi l'investimento nei paesi del terzo mondo serve per importare la povertà nei paesi avanzati. Non so se è chiaro, con il gioco dei costi di produzione e della libera circolazione delle merci, il ritorno non è un ritorno di plusvalore, di profitto e di ricchezza nei paesi avanzati, il ritorno è un ritorno di concorrenza che costringe ad abbassare i livelli di vita e il costo del lavoro e con esso i livelli di vita, lo stato sociale, assistenziale, eccetera, dei paesi più avanzati. Questo è il ritorno che abbiamo oggi, perché dice, ve lo leggo, la tendenza a generalizzare la povertà nei paesi ricchi è alla base dell'inefficienza delle pratiche socialdemocratiche. Ecco, l'altro punto è questo. Quando si dice ma c'è spazio per il riformismo al giorno d'oggi, è finito l'epoca delle socialdemocrazie, del welfare state, eccetera, dice con questi presupposti non c'è più spazio per una politica riformista, non c'è spazio per essa, perché non c'è bisogno di politiche riformiste e redistributive del reddito. Crolla quindi il riformismo classico e con esso il movimento operaio sindacale consolidatosi nel Novecento. Tanto è vero che le socialdemocrazie che oggi sopravvivono, sopravvivono là dove diventano partiti neoliberisti, perché viene meno quello che, sempre stando a quello che ho detto prima, quello che poteva essere lo spazio del riformismo, che era prendere qualcosa che colava da questo grasso di plusvalore che veniva riportato nei paesi avanzati. Oggi questa cosa qui non c'è più. Gli stati servono non più a fare lo stato sociale, il benessere, una politica che in qualche modo redistribuisca il reddito. Oggi le politiche statali servono a diminuire il reddito, a livellare il reddito dei paesi più avanzati, mettendoli in concorrenza con quelli dei paesi meno avanzati, dove il costo del lavoro è minore. È un capovolgimento del mondo che segna il declino dell'Europa, erode le basi della democrazia, crea le condizioni per lo sviluppo di tendenze autoritarie. Autoritarie, quando diciamo tendenze autoritarie, vi prego, pensiamo subito certamente a Casa Pound e ad Alba Dorata, ma vi prego, pensiamo alla Troica, autoritarie, che è un termine diverso da fascismo, autoritaria. La Troica è un esempio di tendenza autoritaria nei paesi del sud dell'Europa e in Europa. Ecco, mettiamoci poi anche i fascisti, certo, mette in crisi le politiche nazionali e quindi dà spazio alle nuove destre patriottiche e nazionaliste. La conclusione, mi avvio alla conclusione, che è questa: in questo mondo che
è più libero di una volta, si è realizzato forse quello che diceva Marx, questa tendenza immanente che ha il capitalismo a governare, a conquistare un mercato mondiale, a conquistarsi un mercato mondiale totale, immanenza nel processo suo dell'accumulazione, oggi è un punto molto avanzato. Ma di cosa avrebbe bisogno questo capitalismo? Avrebbe bisogno di una cosa che non può avere, e cioè, da un punto di vista logico formale, cosa avrebbe bisogno? Avrebbe bisogno di, da un lato, e lo fa con qualche difficoltà, ma lo fa, di disciplinare gli stati nazionali, di imporre agli stati nazionali ciò che a lui serve per il libero mercato, regolando anche le loro politiche interne, Jobs Act, eccetera, per in qualche modo riformulare tutto. Quindi cosa avrebbe bisogno? Logicamente non vuol dire che sia vero, di uno Stato unico mondiale, ma questo non c'è, né può esserci, perché il capitalismo attuale, monopolistico, è comunque una struttura acefala, senza un'unica testa pensante, o perlomeno che ha più teste pensanti, che ha più monopoli, più teste pensanti spesso in conflitto concorrenziale tra di loro. Dice, certo ci sono gli Stati Uniti, che sono ancora lo sceriffo del mondo, ma non bisogna confondere, sovrapporre il loro potere militare con il ruolo di governo di un'economia mondiale che loro non hanno più. Se noi pensiamo all'imperialismo americano dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quello che è stato chiamato il superimperialismo, forse era più vero che avevano un controllo e un governo dell'economia mondiale. Oggi si ritiene che questo non sia più vero. L'economia mondiale oggi ha bisogno, come meccanismo di funzionamento, di che cosa? Di regolare la creazione di moneta, di regolare i flussi finanziari, regolare le politiche monetarie e fiscali nazionali, proteggere ovunque i diritti di proprietà, abbattere le barriere protezionistiche, aprire tutti i mercati, mercificare tutto, i beni, i servizi, le persone. Non esiste però una mente centrale, un superstato, esiste una molteplicità di centri di governo. Alcuni sono organismi internazionali, Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, Organizzazione Mondiale per il Commercio, l'ONU, la NATO, altre sono banche centrali di governi nazionali, in primis la Federal Reserve, la Banca Centrale Europea. Ma il mercato, come ci dicono, è sovrano, è il mercato che comanda, è la mano invisibile di Adam Smith, lo dice il mercato, ce lo impone il mercato, cos'è? Dio, è Dio, il mercato è Dio, è l'assoluto, è Dio, il motore immobile. Non è così, dice, certo, il mercato da solo, il mercato non è un agente decisionale, non è un soggetto giuridico, il mercato da solo non esiste, è sovrano nel senso che lo sono quelli cosiddetti operatori economici che in essi operano, lavorano e scelgono, quelli che fanno il mercato con le loro scelte, a cominciare dalle imprese multinazionali. I centri decisionali del capitalismo interagiscono certo tra di loro, in un dinamico e continuo rapporto che può essere di cooperazione ma anche di competizione, ma non hanno un piano, non c'è pianificazione. In fondo è sempre la concorrenza che determina le scelte, è la sete del plusvalore e dell'accumulazione che opera come elemento scatenante delle scelte. Possono cooperare tra di loro, ma anche battersi in una competizione economica devastante. Tutte le agenzie del governo del capitale operano come fossero delle associazioni sindacali dei capitalisti, sindacali, non politiche, non statuali, certamente, come se fossero delle confindustrie. Noi abbiamo la Confindustria, un organismo dei capitalisti italiani, il sindacato. Gli organismi internazionali sono organismi, qui fa il paragone chiamandoli organismi sindacali dei capitalisti, ma non, questi organismi sindacali, tra virgolette, dice, non devono rendere conto a soggetti politici costituenti, il popolo, i cittadini, rendono conto solo alle leggi dell'accumulazione. Le leggi dell'accumulazione dettano la legge agli stati, svuotano le istituzioni democratiche di potere decisionale, le trasformano in apparati di raccolta del consenso oppure, quando è il caso, è necessario, di repressione del dissenso. Auguri, questa è la prospettiva. Grazie.